Mi sa che ho fatto un casino. Farm di polli automatica. Iniziamo. Ma dai, ho distrutto tutto. Ma che deficiente. Amici, amici, se non si fosse capito, oggi andiamo a fare una farm di polli. Sì, esatto, sto parlando proprio di te, stupido pollo. E di anche nient'altro, non so perché stavo per dire di qualcos'altro. Però ovviamente non ci occuperà tutto l'episodio, ci occuperà tipo 3 o 4 minuti. 5 se proprio esageriamo. E poi magari per gli altri 5 minuti di video invento qualcosa. Quindi, se avete cliccato il video per la farm di polli, beh, i primi 5 minuti sono tutti vostri. Gli altri 5 minuti vi invito a rimanere, ci divertiremo. Ma adesso fatemi prendere i materiali necessari. Ok, allora mi sono preso tutti i materiali che appunto, vabbè, vi faccio vedere alla veloce. Allora, un secchiello di lava, poi le uova, ma vabbè, per i polli ci pensiamo dopo. Un secchio vuoto perché si può sempre servire. Un dispenser, nel dubbio ho preso anche questo, però credo serva il dispenser. Vabbè, una cesta. Botola di quercia, del vetro, che non ho unito, perfetto. Delle lastre di pietra, degli observer, pietra rossa e tramoggia. E anche il comparatore di pietra rossa. Quindi, me ne vado nella solita, che ormai è diventata famosissima a livello mondiale, Valle delle Farm. Come vedete c'è anche la farm di pesca. Se a qualcuno dovesse servire, questa qui è quella funzionante. E io direi di farla qui, dove c'è questo piccolo spiazzo. Quindi nel terreno iniziamo a costruirci un 7x5. 1, 2, 3, 4, 5. Perfetto. Almeno così delineo un po' il perimetro. Niente di troppo complicato, niente di troppo defescela. Quindi ai lati tolgo tutta questa schifo terra e ci metto questa bella pietra. Al centro, volendo, possiamo rimetterci la terra. Sinceramente è indifferente. Tanto poi andrà a metterci sopra la farm, quindi fate un po' come volete. Ora prendiamo le ceste. La piazziamo e ovviamente ci piazziamo l'hopper addosso alla cesta. Però mi servirebbe anche del cibo, perché altrimenti muoio di fame e finisce in tragedia. Poi qua sopra ci mettiamo uno slab, poi ci mettiamo un blocco che ho messo via come un idiota. Perfetto, e poi ci mettiamo il nostro dispenser in questa posizione, perfetto, con gli occhi che ti osservano, un po' inquietante, ma funzionale. E appunto dietro il dispenser ci prendiamo il nostro osservatore e ce lo mettiamo così, quindi rivolto verso di noi, ovvero questa faccina andrà di qua e il coso rosso va verso il punto appunto che non vedete. Il punto appunto che non vedete, ok. Sopra ci mettiamo questo qui, sempre in questa direzione, e poi per concludere, che poi non è del tutto concluso, ma per concludere questo pezzo ci mettiamo, esatto, un pezzo di redstone. Poi tra l'altro dovrebbe, vediamo, esatto, perfetto, puntate verso il coso qua, che non mi ricordo il nome, e appunto ci mettete sopra un blocco e avete praticamente quasi fatto il lavoro. Siamo già all'80%. Ok, la parte difficile sarà mettere dentro i polli. Poi qua sopra, vediamo se ne ho un altro, ti prego, sì, ne ho altri tre. Mettete un hopper e ora dovete mettere del vetro, che appunto sarà quello che andrà a delineare un po' tutta l'andatura dei vari polletti, che appunto ci andranno a fornire sia cibo che piume, soprattutto piume, ma anche cibo. E quindi facciamo una cosa del genere, tec, e rompiamo questo, perché il blocco ci serve lì. Che poi in realtà sono stato stupido, potevo romperlo dopo, perché in realtà serve, esatto, dovevo attaccarlo anche di là, quindi fate un doppio blocco. Sto finendo il vetro, un po' panico, però mi inventerò qualcosa. Poi fate tec, tec, tec e tec. Ok, quindi avete capito, andate avanti di uno verso la cesta e scendete di due. Perfetto, finora tutto facilissimo. E poi andate a fare una cosa del genere. Allora dovete appunto ricoprire il tutto, sempre con i blocchi che volete, di dei muri 3x... quindi 3x... quant'è? 4, ok, 3x4 in entrambi i lati. Perché poi una volta sopra... non vorrei usare questi, bensì questi, perfetto. Quindi saliamo sopra il nostro coso qua e ci dobbiamo mettere le trapdoor. Allora, si sta facendo anche notte, ma vabbè. E la dobbiamo mettere esattamente qui, perfetto. Così appunto i polli non saranno mai in grado nella vita di uscire. Non chiedetemi perché non ho utilizzato l'ascia. Allora, sostanzialmente dovete rirompere questi due cosi di vetro e, attenti bene, dovete mettere qua la lava e poi mettere stravelocemente i due cosi di vetro. Quindi, lava, ok, vetro, vetro. Ok, e quindi vedete che la lava non scende, non sale, non fa niente. E quindi sostanzialmente la vostra farm è finita. Ora, parkour, perfetto, dovete mettere qui dentro i polli. A voi la scelta di che tecnica utilizzare. Io vi dico semplicemente che sono un quarto alle 4, precise precise un quarto alle 4. Vi faccio sapere dopo a che ora finisco. Utilizzerò la tecnica delle scalettine,
sempre ovviamente con i semini, e poi porto dentro i polli. Vi faccio palesemente un taglio, ma vi faccio sapere quanto ci metto, giusto così, per curiosità. 3 hours later. Allora, ho portato qui un botto di polli, cioè è passata più di mezz'ora. Io per questo episodio non voglio più saperne niente di polli. Praticamente in teoria dovrebbe funzionare che appena diventano grandi bruciano e ci danno le varie cose. Non lo so, lei signorina pecora cosa dice? Appena diventano grandi bruciano? Non lo so. Non lo so, però come vedete, ora vi faccio vedere, fanno un botto di uova, ma perché ne ho portati decisamente tanti. Cioè non ne ho portati tanti, li ho fatti riprodurre. Che succede? Pecora, che succede? E quindi niente, questa è la farm, in teoria diventano grandi, vengono lanciati e fanno le cose, in teoria, in pratica si spera. Fatto sta che per questa seconda parte di episodio, a parte che mi voglio prendere un attimo del legnetto, perché appunto stiamo per andare in giro totalmente a caso, magari troviamo qualche grotta interessante. Quindi vado a dormire, la nostra farm ce l'abbiamo, spero che funzioni, però appunto ci facciamo una bella soccatina, come direbbero da noi. Tra l'altro non so se uscirà prima il video, questo video, o il video delle shaders, cioè che mi fanno venire una voglia di giocare al PC su Minecraft che non avete idea. Per chi se lo fosse perso lo invito ad andarlo a vedere, se non è ancora uscito, beh, piccolo spoiler. Fatto sta che, a parte che ci sono un botto di polli in giro, ma nel mio pollaio ce ne sono tipo due, ma vabbè, lasciamo perdere. Sotà, pollo al volo! No, scusa maialino, scusi, ho sbagliato io. Ci prendiamo il nostro cavallino e corriamo verso l'avventura. Le farm le abbiamo fatto. Ah, ecco il mob spawner. Mi avete detto in molti che ad alcuni va, ad alcuni no. Secondo me dipende quando l'avete fatto, perché credo che l'abbiano fissato. Perché un paio di giorni fa hanno fatto un... cioè che ormai è più di un paio di giorni fa, hanno fatto un aggiornamento e secondo me hanno fissato il mob spawner. Non ne ho la certezza più assoluta, ma prendetelo in considerazione. In questa seconda parte di episodio ci esploriamo una cavernita, un qualcosa, non lo so, magari troviamo qualcosa, magari non troviamo niente, ma ci sta lo stesso. E nel prossimo episodio avevo intenzione di costruire una casa nel cielo. Voi direte, cosa? Una casa nel cielo? Sì, una casa nel cielo, che è tipo una figata totale. Andiamo. E una caverna cerchiamo. Tra l'altro avevo salvato le coordinate anche dello spot, del posto dell'altra volta. Quello dove avevano trovato tutta la clay, tutte quelle robe lì. Figo, era molto figo. Oddio, ho camminato in tondo. No, sono un tonto, altro che tondo. Cioè, infatti ho detto, cosa? Perché c'è un mob spawner. Vai, andiamo qui in sta caverna. Facciamo che scendi per un po' e ti blocco qui. Sì, dai. Oh, sembra buona sta caverna e non vorrei tirare la gufata della vita, perché di solito... ecco, guarda, già come sta risalendo. Ma perché io devo tirare le gufate? Perché? Perché è nella mia natura gufare. Allora facciamo così, mi metto un po' a scavare, scendo fino al livello 12, 13, quei livelli lì, e vediamo cosa succede. Allora, è 3 ore che scavavo e sono caduto qua con della lava. Siamo a livello 14, però sinceramente di andare di là non mi va, quindi... non... cioè, per ora, perché è molto rischioso. Per ora scaverei qui, tra l'altro mi sta anche finendo la pala. Smeraldo! Smeralduz, vediamo se c'è altro dietro, non rompiamolo con questo, va? Dai, daccene più di uno, gioco, ce n'ha dato uno. Vabbè, però, almeno abbiamo trovato uno smeraldo, qua non c'è... ma salve! Allora, usiamo il piccone qua per vedere cosa c'è intorno. Finalmente ho trovato qualcosa. Oh, comunque, non so se è già uscito l'episodio della hardcore, perché non so che video far uscire prima e che video far uscire dopo. Però stiamo trovando robe, cioè ci sta andando stra di culo, se posso, se mi concedete il francesismo. Ma proprio un botto. Guardate quanti diamanti per noi. Quanti sono? 11! 11 col piccone con fortuna. Vabbè. Cioè, io cosa devo fare? Li devo lasciare indietro? No. Cioè, ci sono altri 2 diamanti, che magari sono anche di più. Ti prego, gioco, dai, fai che siano di più. Sono solo 2, dai. Oh, non mi lamento, Magari sopra? C'è niente? Non c'è niente. Vabbè, altri 2, eravamo a 11, ma adesso siamo a 14, quindi 3. Ce n'ha dato uno in più di quanto ci aspettavamo. Oh, bene comunque, Cioè, molto bene. Volendo potrei scendere di un altro paio di livelli, però la cosa che mi preoccupa non è il fatto di non trovare diamanti, vabbè che ormai li abbiamo trovati, è il fatto di non ritrovare il cavallino. Scrivetemi un F in the chat per il cavallino, perché
sia io che voi abbiamo la certezza che non lo ritroveremo più, ripperoni totale. E quindi niente, scavo ancora un pochino, ma non troppo, perché sinceramente non è un episodio in miniera. Però sento della lava, ok, redstone ci sta. Usiamo questo piccone, va. Sento della lava, magari ce la troviamo in testa e non mi andrebbe affatto. Comunque la redstone è una figata, è una figata. Sapete cosa vorrei trovare? Dell'oro, perché sì, ne abbiamo un bel po' a cassetta, però ne vorrei avere un po' di più. Finisco le ultime torce, poi in caso ce ne torniamo su. Stavo morendo male. Allora, sta ghiaia, aspettate, prima di fare errori, sta ghiaia. Cioè, proprio la buttiamo via come se non ci fosse un domani, perché la ghiaia la odio. Cioè, mi fa schifo. È tra i materiali che mi fa più schifo. No, stia ferma. Allora, ci stiamo addentrando in zone un po' losche, eh? Infatti, non saprei, non sono molto ispirato ad andarci, sinceramente. Però vorrei dare un'occhiatina. No, lì c'è una bella cavernozza. Andiamo alla caverna. Guys, andiamo a quella caverna e poi ce ne torniamo su, verso il cielo blu. No, c'è una strega, da qualche parte. No, non ci credo. Non ci credo mai, eh. Oh, no, stai buona, che ti faccio del male fisico. Vai nella lava e stacci. Rimanici nella lava, schifosa. Allora, prima che ci ammazzi qualche mob, facciamo luce su questo inferno e ci mangiamo anche il panino. Cioè, quanto è stato rischioso, signor zombie? Cioè, ho la spada con i peggio enchantment, strapotenti, devastanti, mi prendo quella di ferro. Allora, ditelo che sono un cretino. Dai, ma io so che c'è qualcosa e se non ci dovesse essere niente, beh, ci rimarrei molto male. Salta, ok. Diamanti, yes, bonjour. Giù. Sì, ma è rischiosissimo, aspettate, va. Mi faccio una barricozza che non fa mai schifo, non dà mai fastidio. Vabbè, dobbiamo trovare il modo di prendere sti diamanti. Finirà in tragedia, cioè, sono sicuro, finirà di un male. Ma di un male, guarda quanti, guarda quanti. Ok, dopo questi, torniamo a casa, assolutamente. Anzi, mettiamo qui sotto, perfetto, vai, perfetto. Vai, diamanti per noi, diamantissimi per noi. Stuck, altri lì. No, quanti mi state tentando. Qua c'è il nulla cosmico. Cioè, avevano detto 20 diamanti, quanti ne abbiamo? 25. Signori, si torna a casa e si conclude l'episodio col sorriso sulla faccia. Lì mi sembrava di aver visto altri diamanti. Vabbè. Cioè, è Natale? Siamo a Natale, signori? No, perché se siamo a Natale, ditemelo che uno si organizza e fa tutte le cose del caso. Pure lapislazzuli, usiamo questo, va? Perfetto, guardate che belli che sono i lapislazzuli. Va, vediamo quanti sono, vediamo se c'è della lava, se c'è della roba sotto. Speriamo di no. No, però ci sono 3 diamanti presi. Quindi ne avevamo 25, mi sembra, e adesso ne abbiamo, dai, almeno 30. 31, perfetto, si torna a casa, basta. L'avidità è l'opposto del successo e quindi me ne torno a casa, vi faccio un taglio grande come una casa. Ragazzi, siamo tornati, guardate che bello il villaggio da qui in alto. Sì, lì, quello fa schifo, devo cambiarlo, però guardate che bello. Bellissimo, ovviamente, si possono fare sempre miglioramenti, però bellissimo. Ho una notizia bella e una molto cattiva. E un'altra notizia curiosa, che quella casa sembra una faccia. Ma vabbè. La notizia bella, siamo tornati a casa, ma ce ne eravamo accorti tutti. La notizia cattiva, abbiamo perso il cavallino. Ripperoni cavallozzi, non verrai dimenticato. 360 a caso mi butto. No. Ok, faccio finta di niente, però voglio buttarmi ancora. No, basta romperti le gambe. Oddio, mi sto rompendo le gambe. Abbiamo trovato appunto quello che cercavamo. Siamo tutti felici, contenti, super happy. E io direi proprio di portare a casa le cose e concludere qui l'episodio. Quanti diamanti abbiamo? 31 più 64, 70, 83. Poi vabbè, qua abbiamo un botto di ferro e tutte le cagatine varie. Però gli smeraldi, quanti ne ho? 21 smeraldi? Non male. E un botto di lapislazzuli. Quindi, signori, mi tolgo le cuffie, come alla fine di ogni episodio di successo. Perché, ammettiamolo, è stato un episodio di successo. Io vi ringrazio per la visione. Fatemi sapere se la farm di polli automatica funziona. Sembrerebbe di sì, però sinceramente non l'ho testata. Io vi ringrazio per la visione. Vi do appuntamento domani, lo solito, ovvero alle 2:45. Con un nuovo video. Ciao!